quindi di un ragazzo bellissimo, cioè di un ragazzo per bene, di grande umiltà, con una grande passione che era quella per il calcio, e rispettoso nonostante la giovane età di tutto quello che era lo spogliatoio, di che erano i suoi compagni. Ricordo con piacere per la sua grande umiltà e il suo carattere veramente eccezionale, un bravissimo ragazzo, gioioso, sempre pronto anche allo scherzo, ma serio quando c'era da essere serio. È giusto continuare a ricordarlo, e penso che negli anni a venire il modo per ricordarlo possa essere proprio questo. Ma io spero che il ricordo di Davide Astori possa essere appunto continuo e sempre in questo modo, ma che possa veramente formare la cultura sportiva attraverso il suo nome, perché lui era un grande sportivo e una persona appunto capace di riconoscere anche le abilità degli altri nel momento in cui erano superiori alle sue per quella partita. Quindi la mia speranza è questa, che il suo ricordo possa portare un po' educare un po' di più le persone che vivono intorno al calcio.